Ciao ragazzi, oggi ho fatto questo trucco che in tante mi avete visto nel video del concorso e mi avete detto che vi piaceva. Sono colori tipicamente autunnali, diciamo. Niente, avete già visto? Avete detto che vi piace e quindi ho pensato di proporvelo. Questo è un trucco molto, secondo me, molto autunnale, ma il rosa, che è il colore principale, può essere abbinato in qualsiasi modo. E niente, questo è tutto. C'ho il cerchietto col pomponino tarocco fatto da me. Me lo sono fatto uguale alle bimbe, loro rosa e rosso e io nero, perché boh, non lo so, mi piaceva e non ci sono ancora uscita, a dirvi la verità, però va bene, basta, andate già le sciocchezze e niente, vi metto il tutorial. Ciao ragazze! Allora, parto dalla base e utilizzo questo vecchio fondotinta in sticky mousse come correttore. E poi prendo il fondotinta compatto, questo Natural Beige. Contrario. Eccolo qua. Natural Beige su tutto il viso. Poi fisso tutto con la cipria, questa compatta delle New, questa chiara Soft Beige, e utilizzo questo pennello della Kiko per avere un quantitativo ridotto di prodotto, perché non voglio metterne tanta, voglio solo fissarla lentamente. E come base uso il primer potion della Urban Decay. Lo spalmo bene. Lo lascio asciugare. Ho truccato l'occhio, ora vado con l'altro occhio. Prendo dalla palette Glitz & Glamour questo giallo oro scuro con il suo pennellino e lo applico nella parte interna dell'occhio, picchiettandolo bene e appena appena un po' su. Devo comprarmi uno specchio alto con la luce, assolutamente. Poi prendo con il pennello questo qua grande della Kiko, sempre dalla stessa palette, questo bianco, e vado a sfumare l'arcata sotto e un po' così all'interno dell'occhio. Poi prendo l'ombretto questo della MAC. Questo si chiama Tease with Ease. È un ombretto fucsia, è un ombretto fard, può essere usato sia come ombretto sia come fard della nuova collezione della MAC. Prendo un pennello da ombretto, questo sarà asciutto, e vado a sfumare intorno al giallo. Lo sfumo un po' così senza darci troppo, senza caricarlo troppo, senza darci troppo peso, diciamo, perché poi lo vado a riprendere dopo. Poi dalla palette 88 colori Shimmer di Zoeva prendo questo marroncino qua, 1, 2, 3, 4, quinto, il quinto nella penultima fila dei marroni, questo qui, questo qui. Prendo un pennellino a punta penna e vado a passare qui nell'incavo, viene una bella spalmata generosa, che poi ho notato che con la videocamera rimane più, sembrano più intensi i colori, invece poi in realtà non sono così pesanti. Vado anche appena appena un po' sotto. Poco, perché poi passerò il pennellino d'eyeliner.
e vado a sfumarmelo bene. Prendo il pennellino da eyeliner, questo della Fruilène, e lo passo attaccato alle ciglia sotto e mi ricongiungo bene. Con una spugnetta triangolare mi pulisco l'eccesso e sempre col pennello lo vado un po' ad arrotondare, ad allungare, arrotondare, non lo voglio proprio spesso. Poi riprendo il color oro e lo ripasso bene, picchiettandolo bene, schiacciandolo bene in modo da averlo un po' più intenso. Ok. E riprendo il mio fucsia. Allergia all'orecchio, scusate. Riprendo il mio fucsia. Lo passo bene, poi prendo la nebbia fissante della Neve Makeup, lo spruzzo, lo sono spruzzato in faccia e vado a intensificarmi il fucsia, che lo voglio più intenso, vedete? Lo risfumo bene col marrone, anche un pochettino qui, passo sopra bene il marrone. Dopodiché passo l'eyeliner nero, questa penna, farò una riga sottile di eyeliner come ho fatto qui. E poi applico il mascara Super Magnifi sotto e il mascara Enchant sopra. Ho sistemato anche le mie sopracciglia con la matita per sopracciglia, questa la Light Brown della Candem. E poi utilizzo il mascara, questo Super Shock Max, che come mascara per le mie ciglia non mi dice, però ho scoperto, per la serie riutilizziamo le cose, che è un fantastico top coat. Proprio non ha niente che invidiare a quello della Kiko, che è molto molto buono, anzi, come top coat volumizzante è veramente ottimo. Fa proprio un bel effetto volume, vedete? Guardate come volumizza bene le ciglia. Vabbè, questa non si vede perché è l'angolino brutto. Applico il fard e uso sempre lo stesso ombretto della MAC perché è ombretto fard. Lo utilizzo come fard, soffio un po' l'eccesso, poi semmai lo riaggiungo. Poi me lo fisso un pochettino con la spugnetta del fondotinta, in modo che sia meno. A parte che non è così rosso come si vede con la videocamera, però. Poi prendo il Magix illuminante e mi illumino appena appena lo zigomo qua. Così. Prendo sempre la spugnina del fondotinta e me la passo sulle labbra e metto un pelino di matita se la trovo. Non la trovo. Non la trovo. Non la trovo. Non la trovo. Pensavo che fosse qui, ma non era qui. No,
non è qui. Vabbè, prendo questa qui, Ginger, per le labbra. Non è proprio quello che volevo io, ma... Passo appena il contorno per delinearlo, appena appena, poi lo sfumo. E poi applico il gloss, questo qui delle New, il Rose Kissed. Che forse non era lo stesso che avevo nel video del concorso, ma non mi ricordo, dire la verità, che rossetto io avessi. E questo è il look finito. Ciao ragazze!